perderti nessun contenuto su questo canale, ti invito a premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed e a passare da Instagram per contenuti sempre esclusivi. Buona visione! In un video precedente, peraltro andato molto bene, avevamo parlato dell'ultramondo di Gazlord, di certo quello più misterioso, nonché quello che presenta alcune falle concettuali in rapporto con il resto del gioco. Ma in ogni caso, oggi siamo qui per svelare, facendo uso anche di teorie, il segreto che si cela dietro all'ultraagglomerato. Sappiamo già che questo pianeta porta con sé una Alola devastata, apocalittica e priva di quasi ogni forma di vita umana. Solo in pochi sono rimasti a vegliare sul mondo dal quale tutti ormai sono dovuti scappare, ma ciò che non conosciamo è il motivo che ha portato questa Alola alla distruzione. Qualcuno potrebbe rimanere scioccato da questa mia affermazione. Difatti vediamo chiaramente come in questo ultramondo vi sia un Gazlord, che in realtà sono più di uno da come ci viene chiarito all'interno del mondo stesso, che sta letteralmente divorando parti di città. Ma la realtà, ragazzi, è ben altra. Gazlord non ha compiuto nulla di male, non è lui il colpevole ed anzi, forse, avrebbe potuto rappresentare l'unica fonte di salvezza per questo pianeta. Come? Ora proveremo a spiegarlo. Partiamo da ciò che apparentemente è meno rilevante, l'uomo all'ingresso del portale. Costui pare essere appartenente alla popolazione precedente e, come egli stesso sostiene, si trova a controllare Gazlord. Ora, se Gazlord fosse il nemico di questa popolazione, per quale motivo quest'uomo dovrebbe vestirsi esattamente come lui? Insomma, perlomeno questa scelta potrebbe essere definita curiosa, ma c'è molto altro. Difatti ci viene anche detto che nonostante i Pokémon come Gazlord, citando il Pokédex, siano esseri molto comuni in questo mondo, pare che siano rimasti in pochissimi sul pianeta stesso. Dunque staremo parlando di una specie di Pokémon distruttrice di un intero pianeta che si ritrova gradualmente sull'orlo dell'estinzione? Sembra quasi un paradosso, visto che di norma dovrebbero essere tutt'altro che rari. Anche in questo caso i calcoli non tornano, ma fino ad ora stiamo vagando su delle supposizioni. Del resto, se Gazlord è un Pokémon così distruttivo, avrebbe potuto pure idealmente uccidere altri suoi simili riducendo all'osso la sua stessa specie, ma c'è un altro fattore ben più importante che assolve il buon Gazlord. È vero, l'ultraagglomerato pare essere in tutto e per tutto una Awoli uguale a quella della Alola che conosciamo, ma ciò è sbagliato. Difatti, rovistando tra i poster presenti nel mondo stesso, ci è rivelata la presenza di una centrale elettrica che, nella Alola che conosciamo, non esiste. Ora, Alola è conosciuta dai fan Pokémon per essere una regione sotto molti aspetti ancora rurale, più che rurale oserei definirla attaccata alla natura, tanto da non possedere le palestre, metodo diffuso in ogni altra regione. Una centrale elettrica in una zona del genere è strana, molto strana. Perché mai fare qualcosa del genere? Possibile che in questa Alola sconosciuta l'uomo abbia marcato il territorio più del dovuto? Sì, decisamente. Come è anche probabile che la causa della distruzione di tutto ciò sia proprio questo fattore. Difatti, come una soluzione di un problema, sempre il solito uomo rivela come la popolazione provasse risentimento verso questa fantomatica centrale, tanto da bruciarne i poster, una sorta di ribellione contro qualcosa che, evidentemente, nuoceva agli abitanti e forse alla regione stessa. Già, perché altrimenti non si spiegherebbe l'aria irrespirabile di Awoli. Gazlord non avrebbe mai generato qualcosa di simile. Questo Pokémon non può essere il responsabile della distruzione del pianeta. L'uomo lo è, con la creazione di questa fantomatica centrale elettrica che, in un modo o nell'altro, ha portato all'inquinamento dell'aria del pianeta. L'uomo è dovuto dunque fuggire abbandonando il mondo, lasciando però una speranza dietro di sé. Qualcosa in grado di donare questa speranza di rinascita del pianeta. I Gazlord. Questi Pokémon, mangiando a più non posso, potrebbero riuscire a rimuovere dal pianeta ogni traccia umana, come del resto è la città di Awoli, e potrebbero addirittura permettere alla natura di riprendere il suo corso, di rendere quel pianeta di nuovo abitabile per la razza umana. Il fatto che Gazlord si stia estinguendo è simbolo di un qualcosa di superiore però perfino a lui.
Questo Pokémon si sta estinguendo e l'ultima speranza dell'umanità insieme a lui. Pochi uomini sono rimasti a vegliare sulle sue azioni, in modo tale che non si rivolga contro la natura stessa e che non divori anch'essa. E chissà che un giorno la Alola dell'ultraagglomerato non possa tornare ad essere un mondo felice abitato da esseri umani. Impresa difficile vista l'estinzione dei Gazlord, ma forse ancora possibile. Beh ragazzi, quest'oggi abbiamo fatto una teoria molto molto interessante e che secondo me potrebbe essere tranquillamente veritiera. Fatemi però sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate di tutto ciò che ho detto, e se avete delle precisazioni sentitevi pure liberi di scriverle nei commenti. Detto ciò, se il video vi è piaciuto vi invito come solito a lasciare un bel mi piace, un commento e un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed e per comunque rimanere sempre aggiornati, e passate dai social per contenuti sempre esclusivi, in particolare ragazzi da Instagram. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.